mondo solo con una finanziaria importante. Quando mettiamo la macchina di Orlando, la macchina di Orlando giustamente è un po' e, allora, per la, allora la, nel momento, grande, nel momento che noi iniziamo la strada deve essere chiusa. No, no, sto ponendo un altro problema. Io pensavo alla macchina, io... alla macchina da poli messa qua sopra in quest'area, per questo c'è la chiusura. E ce la facciamo. E trivellare in quella zona veramente dove è allora, la profondità dei pali c'è, perché andiamo qua siamo sui 10 metri. Ma già con l'Enel avete avuto già una questo è... se, no, questo se non sappiamo la partenza non c'è. Allora faccio vedere un attimino qua in diretta. Buonasera a tutti, ora vi diciamo dove siamo. Allora facciamo vedere un attimino l'allargamento come avviene intanto di questa strada. Qui siamo nella salita Contino, tanti di voi la conoscono, una delle cosiddette vie della vergogna. Ora vi spieghiamo cosa succederà. Allora, sono con l'assessore Mondello, stiamo vedendo un attimo il progetto di ampliamento, non che si farà, si è fatto, si è stato finanziato, sono stati aggiudicati i lavori, ecco l'impresa che è di Gela che si è aggiudicata i lavori, ora stavamo anche concordando tempi per l'inizio e soprattutto stiamo vedendo una serie di dettagli per quanto riguarda il cantiere. Allora, assessore Mondello, vediamo un attimo di spiegare sì, la situazione rapidamente, poi faremo, vi farò vedere così anche come la strada articolata. Intanto l'intervento prevede un allargamento della sezione stradale attraverso praticamente il reperimento di alcune aree in questo momento in possesso dell'IRCS Neuralesi e che prevederà tutta una serie di opere d'arte di contenimento che prevedono paradie di pali, muri di contenimento, e questo ci permetterà di ampliare la sezione stradale e quindi superare quello che oggi attualmente detto tecnicamente un budello. Attualmente quanto è la sezione stradale? Ora la vedrete. In questo momento la sezione stradale va da 3,10 metri a 2,70 metri. 2,70 metri, tenete il conto punto minimo. Tenete conto che qui a monte c'è l'insediamento, famoso insediamento Messina 2, che grazie. Grazie. Che a monte c'è Messina 2, che sono circa 700-800 appartamenti, ci saranno circa 2000 persone, e questa è una delle classiche lottizzazioni che sono state realizzate. Vedete qua che budello, intanto nel frattempo vi faccio vedere, una delle classiche lottizzazioni che sono state fatte senza prevedere poi le strade di accesso, ma parliamo di 30 anni fa. Questa è una storia che si trascina da oltre 30 anni e infatti qua, vedete, guardate qua, qua è doppio senso. Guardate come si scambiano, non si scambiano le macchine. Allora, questo qui è il famoso muro che andava demolito già, ripeto, 30 anni fa. Nel frattempo siamo arrivati noi, c'era un progetto, abbiamo sistemato il progetto definitivamente e abbiamo finanziato questo intervento con fondi nostri di bilancio, famosi fondi che erano nel cassetto e nessuno di coloro che ha amministrato e che mi ha preceduto sapeva che c'erano, e trovati questi soldi li abbiamo messi in circolazione perché abbiamo approvato i bilanci, abbiamo sistemato i conti, vedete? Ecco qui. Uno degli interventi finanziati è questo qui, tutta l'operazione costa 350.000 euro e abbiamo finalmente rotto questo incantesimo. Guardate qui ora come ci sarà l'occasione, vedrete anche come cosa si... Chi vive qui sa che questo è proprio il budello dell'inferno, viene definito, perché è ovvio che... immaginate il peso edilizio che c'è a monte, questa è un'arteria di quindi grande circolazione, perché se a monte di questa arteria
ci sono oltre 4.000 persone, 5.000 persone pure, e questo budello, che è il punto più stretto, è 2,10 metri, vi immaginate anche da questo punto di vista cosa rappresenta e cosa ha sempre rappresentato. Comunque, uno dei mille problemi ereditari risolto, almeno ne abbiamo 999. Bene, qui ora definiamo tutto il resto dei dettagli. Vedete? Ecco, in tempo reale una macchina passa a malapena. Figuratevi da questo punto di vista cosa significa poi, qui a doppio senso, cosa significa che le macchine si incrociano. Assessore Mondello, allora, qualche cosa sotto il profilo tecnico per chiarire e chiudere questo punto? Intanto l'impresa come si chiama? Giudice Costruzioni. Giudice Costruzioni, quindi è di Gela. Ora stiamo definendo, ripeto, i dettagli per consegnare quindi l'area, vediamo anche qui di definire tutti gli aspetti amministrativi e finalmente iniziare i lavori. Quanto tempo è previsto come cronoprogramma? 100 giorni, quindi vuol dire che per giugno-luglio dovremmo essere più che tranquilli e collaudare. Benissimo, benissimo. C'è qualche altra cosa che vogliamo aggiungere? Ma credo che sia, ma probabilmente lo hai già detto, credo che sia un problema irrisolto da troppo tempo. In sostanza l'idea progettuale nasce parecchio tempo fa, è rimasta ferma nei cassetti, è stata rivisitata, corretta rispetto a quelle che poi erano le reali necessità di tutto il blocco edilizio che è posto a monte e che, ricordo a me stesso, è una lottizzazione che risale agli anni 80 e che nasce con tutta una serie di sedi, ma che comunque andavano verificati nel tempo. Detto ciò, si sta cercando di porre, oltre ad un provvedimento meramente viabile, anche un provvedimento di sicurezza, perché è chiaro che allargando la sezione stradale possiamo dare agio a eventuali mezzi di soccorso, alla possibilità di deflusso più rapido rispetto a quello che giornalmente avviene, soprattutto nei momenti di punta, mattutini piuttosto che al rientro dal lavoro, quando l'incrocio di due autoveicoli determina praticamente un caos totale. Questo diciamo, è la funzione principale di quello che è l'allargamento. Questo diciamo che come zona è un po' la zona delle vergogne, a monte c'è il famoso Monte Santo pure, no? Il serbatoio iniziato negli anni 90 e mai concluso, ci stanno le pecore, le capre, ma ormai anche lì abbiamo finalmente avuto il finanziamento, consegnato i lavori per un primo lotto e andiamo avanti. Ma non è finita qui, Messina 2 è famosa perché non esiste la pubblica illuminazione, perché in questi 30 anni non si sono messi d'accordo che del passaggio delle aree di urbanizzazione tra l'impresa che ha realizzato queste lottizzazioni e il comune. Fatto sta che comunque ci sono circa 600-700 famiglie già proprio lì all'interno di Messina 2 che sono al buio, e al buio sono rimasti fino a quando? Fino a quando siamo arrivati noi. Anche lì abbiamo fatto la gara d'appalto, prossima settimana vi stupiremo con gli effetti speciali perché si rompe quest'altro incantesimo, iniziano i lavori per realizzare la pubblica illuminazione a Messina 2 e lì con l'assessore Caminiti parleremo non solo di quell'intervento ma di tutta un'altra serie di interventi che stiamo portando avanti per quanto riguarda la pubblica illuminazione. Vi saluto, e anche questo un altro ulteriore cenno riguardante quelle che sono le nostre attività e le nostre azioni che svolgiamo.